Buono, buono. Oggi è arrivato l'una e mezza, qualche minuto meno. È per domani. L'ora migliore è fra l'uno e un quarto e l'una e mezza, quando ritorna dall'università. Ci vediamo all'una alle scalette. Tutto chiaro? Eccolo. Dividiamoci, non possiamo dare nell'occhio. Convergeremo quando vedremo arrivare la macchina. Ho visto uno che mi conosce e mi ha anche salutato. Che cosa facciamo? Thank you.
scusi, è lei il professor Giovanni Gentile? Sì, le sette delle vostre vite. Qualcosa dei bambini? Hanno telefonato dalla portineria, il senatore. Sì, Gaetano, come sta papà? Sì, mi faccio mandare subito una macchina. Vengo il più presto possibile. Sì, sono Benedetto Gentile, vorrei parlare con il capo della provincia. È urgente. Sì, buongiorno. Hanno sparato mio padre. È all'ospedale di Careggi, è gravissimo. Sì, proprio qui davanti a Villa Montalto. Mi mandi subito una macchina, per favore. È tornata la macchina del senatore. Ah, non importa. È tornato alla macchina di mio padre. Sì, vado con quella. Dove l'hanno colpito? Alla testa? No, il viso non l'hanno toccato. Era passato di qui proprio prima di tornare a casa per vedere Fortunato. Era contento perché sta un po' meglio. Ha sofferto molto? No, il proiettile è arrivato al cuore e l'ha fulminato subito. Non si è manco reso conto. Giovanni Gentile nasce a Castelvetrano il 29 maggio 1875 da modesta famiglia piccolo borghese. Suo padre è il farmacista del paese. A 18 anni vince il concorso per entrare alla scuola normale di Pisa, dove si laurea con una tesi che viene lodata da Benedetto Croce. Dal sodalizio col filosofo napoletano nasce la prestigiosa rivista La Critica. Nel 1905 vince la cattedra di Storia della Filosofia all'Università di Palermo, ma gli viene negata, per un sopruso, quella di Napoli. Croce su questo episodio pubblica un opuscolo: Il caso Gentile e la disonestà della vita universitaria italiana. Ma la brillante carriera di Gentile continua. Nel 1914 è nominato alla Normale di Pisa. Gentile è una delle figure eminenti del pensiero idealistico e in particolare di quella corrente che fu definita dell'attualismo. Che cosa significa attualismo? Qual è la proposizione fondamentale della filosofia attualistica? Citando Gentile diciamo: la verità è immanenza assoluta, cioè la verità è azione. Qui bisogna rifarsi anche agli studi molto approfonditi di Gentile su Spinoza. È molto importante la lettura anche di Marx, di Gentile, perché è una lettura in chiave anche spinoziana da questo punto di vista, e non soltanto, non si raggiunge soltanto Hegel attraverso Marx, si raggiunge anche questa tradizione umanistico-rinascimentale che per Gentile ha il suo
il suo primo compimento appunto in Spinoza, e si traccia un arco tra Spinoza e Marx. La verità è immanenza assoluta, non c'è trascendenza. Lotta dichiarata ad ogni posizione di trascendenza, e sul piano politico, e sul piano filosofico, e sullo stesso piano religioso. Questa proposizione è veramente, Gentile la dice nel 13, appunto nell'atto del pensare come atto puro, che è del 12, nella riforma della filosofia hegeliana, che è del 13, beh, questo è veramente una proposizione che rappresenta con largo anticipo rispetto ad altri filosofi quella che a mio avviso è proprio la quintessenza della filosofia contemporanea, sia nel suo versante marxista, per così dire, come poi potremmo vedere meglio se affrontiamo il rapporto di Gramsci con questo Gramsci pensiero, sia nel suo rapporto però anche più propriamente filosofico. Ad esempio questa proposizione, la verità è immanenza, non si dà trascendenza, la ritroviamo pari pari in opere di Heidegger, per dire un grande protagonista della filosofia contemporanea europea. Cioè, quindi, è una filosofia molto viva, piaccia o no, molto viva, molto presente, anche se pochissimo letta ormai. Allo scoppio della Grande Guerra, Gentile è un acceso interventista, ma viene esonerato dal servizio militare. Scrive nel luglio del 1915. Mi arruolerei anch'io se potessi. Ho fede soprattutto nelle grandi forze morali che si svilupperanno purificate da questo lavacro di sangue. Nel dopoguerra Gentile si avvicina dal liberalismo al fascismo. Nel 1923 Mussolini lo nomina ministro della pubblica istruzione nel suo governo, pur non essendo Gentile ancora iscritto al Partito Nazionale Fascista. Varerà la riforma della scuola che porta il suo nome. Gentile ha lasciato un segno profondo nella scuola italiana, sia dirigendo la scuola normale di Pisa, sia soprattutto con la riforma che porta il suo nome e che è ancora in parte in vigore. Resta accanto a Mussolini dopo il delitto Matteotti e redige personalmente, nel 1925, il manifesto degli intellettuali fascisti. Benedetto Croce risponde definendo quel manifesto un errore. Quando poi si faccia per patrocinare deplorevoli violenze e prepotenze e la soppressione della libertà di stampa, non può dirsi nemmeno un errore generoso. Presidente della Fondazione Treccani per l'Enciclopedia Italiana, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, presidente dell'Istituto Nazionale Fascista della Cultura, senatore del Regno. L'ascesa di Gentile all'ombra del regime è inarrestabile. Soprattutto la direzione alla Treccani gli darà in mano uno strumento formidabile per accogliere attorno a un'iniziativa prestigiosa e intellettuale anche liberali e cattolici, da un lato difendendoli, dall'altro portandoli in qualche modo a collaborare con il regime. Ma dopo la firma del concordato accetterà l'estromissione di Adolfo Modeo dalla sezione materie ecclesiastiche, pretesa dalla Compagnia di Gesù. Come possiamo giudicare oggi questo lavoro, ma anche la sua azione di compromissione verso gli intellettuali, che tendeva indubbiamente ad allargare l'area di consenso al regime? Nessuno di noi aveva la tessera, solo Gentile. Questo fatto. E infatti fummo aggrediti da tutti i giornali fascisti per tutta la durata dell'enciclopedia, persino il regime fascista, il Tevere, e persino il Popolo d'Italia non fecero altro che attaccarci come di scarso fascismo, di scarso spirito fascista. Voi prendeste anche una posizione precisa, mi pare, dell'enciclopedia sull'articolo sulla razza. Sì, certo, e avevamo anche... Ecco, nell'articolo della razza che ho sotto occhio dice proprio così: non esiste una razza né una nazione ebrea, ma un popolo ebreo. Non esiste errore più grave di tutti, una razza ariana, o meglio aria, più chiaro di così. Gentile in tutta la sua vita è stato un uomo abbastanza bonario e in certi momenti anche generoso. Alla Enciclopedia Italiana lui raccolse intorno a sé un staff di redattori che erano nella maggior parte antifascisti o perlomeno certamente non erano fascisti. E così anche la fotografia della scuola normale, dei suoi allievi della scuola normale raccolti intorno a lui, ma sono tutti antifascisti, da Raghianti a Capitini a Carlo Cordier a Claudio Varese, è tutto un gruppo di antifascisti. Quindi lui, in un certo senso, quando si trattava di fatti culturali, era abbastanza liberale, abbastanza generoso.
Il fatto poi che a un certo momento egli facesse propaganda per il regime, questo gli allontanò gli alunni che lo stimavano non come uomo politico, ma come filosofo e come storico. Si allontanarono da lui tutti, Ernesto Codignola, per esempio, che fino al 25 era stato, si può dire, per quanto riguarda la politica scolastica, il suo braccio destro. Dopo il 1925, dopo il manifesto degli intellettuali fascisti redatto da Giovanni Gentile, si allontanò dal filosofo siciliano. E così si allontanò Luigi Russo, così si allontanò da lui anche Cesare Luporini, che fino a un certo tempo lo considerava il proprio maestro. E a Firenze, direi, il gruppo degli intellettuali idealisti, di scuola idealistica, si raccolse tutto intorno a Benedetto Croce. Gentile fu messo in disparte. Guerra d'Africa, guerra di Spagna. Gentile è in perfetta sintonia con la politica fascista. Dice in un discorso a Napoli nel febbraio del 1936: l'uomo fascista è la camicia nera. L'uomo di Mussolini, che vuole la patria grande, viva, cosciente del suo diritto nel mondo, potente e perciò vitale. Dunque, guerra. La guerra che prima o poi tutti i popoli non rassegnati a perire devono combattere. Perciò l'Italia fascista è fiera della sua guerra. L'Italia entrò in guerra, ma non era la guerra che l'intellettuale Gentile aveva sognato. Tre anni dopo, il 10 giugno 1943, gli alleati sbarcano a Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Mussolini dichiara di poter congelare il nemico sulla linea del Bagnasciuga. Gentile mostra ancora di credergli se il 24 giugno 1943 pronuncia in Campidoglio un discorso da cui traspare tutto il suo distacco dalla realtà. Gli errori del fascismo sono gli errori inevitabili di un vasto moto rivoluzionario. Ma al di là dei particolari c'è l'essenziale del fascismo, di quel fascismo al quale tutti gli italiani applaudirono nel 1922 quando Mussolini levò i suoi gagliardetti. Questo essenziale è prima di tutto una grande Italia. Con questa fede nella patria immortale, noi mandiamo il nostro saluto di riconoscenza, di amore agli eroici soldati di terra, di mare e del cielo e continuiamo a guardare alla sacra maestà del re, a guardare negli occhi del Duce, che conosce le tempeste e che ci ha dato tante prove del coraggio che le fa vincere, della indomabile passione con cui si deve guardare al destino. Il 10 luglio le forze alleate sbarcano in Sicilia. Ricordo il volto di mio padre, nei pochi giorni che trascorse ancora a Roma, dopo lo sbarco in Sicilia, tra il 10 e il 14 luglio. Era tutto il suo mondo che veniva messo in forse. Il re depose Mussolini. Gli italiani risposero con una intensa, seppur breve, esultanza. Il 25 luglio lo colse a Troghi, ospite nella villa di un amico, l'avvocato Fiorentino Casoni. Di molti che eravamo in famiglia, Giovannino morì nel 1943. Federico, richiamato nel luglio del 1943 alle armi e poi in Francia, fu deportato in Polonia e poi in Germania fino all'aprile del 1944. Fortunato, sin dall'inizio del 1943, immobilizzato a letto da una malattia crudele che doveva spegnerlo tre mesi dopo mio padre, Teresa lontana nel nord, Gaetano tutto preso dai suoi doveri di chirurgo, mamma stessa si spense a breve intervallo da Fortunato. Gentile si ritrova solo, isolato, nel dramma di una famiglia dispersa, di un figlio morto, di un altro gravemente malato. Per aiutare il figlio Benedetto, scrive al suo ex capo di gabinetto, ora ministro del governo Badoglio, Leonardo Severi. Ho scritto per te a Leonardo Severi. Era mio capo di gabinetto quando io ero ministro, adesso è ministro lui nel governo Badoglio. Gli ho ricordato che io ho sempre difeso i problemi della scuola e della cultura e lui sa quanto mi è costato. Lotte dure e anche persecuzioni da parte dei più faziosi. Forse sei troppo ottimista nei confronti degli uomini e della loro gratitudine. Certo, mi deve della gratitudine. Io ho fatto molto, molto per lui. Ma nessuno come me conosce certi problemi della scuola. Credo che con la mia esperienza non possa fare a meno di tener conto dei miei consigli. E io sono qui, pronto a fare il mio dovere. Vedrai chi mi risponderà.
Eccellenza, dopo la sua gentile del giorno 27, ho ricevuto altre 3 lettere sue. Lei mi dà dei consigli di diversi argomenti. E nessuno meglio di me sa quale bisogno io abbia del consiglio di un'autorevole persona. Ma facendo forza ai personali sentimenti di gratitudine, sono costretto a dirle, per debito di sincerità, che non posso accettare il suo consiglio, perché lei, dopo il 1924 e fino all'infelice discorso del 24 giugno di quest'anno, non ha esitato a mettersi al servizio della tirannia. Metta l'inciso tra 2 trattini. Ha fatto? I giovani, la scienza, la verità, sono stati traditi a tal punto che un ministro dell'educazione nazionale di un governo che ripristina la libertà non può annoverarla tra i suoi consiglieri. Nessun atto mi è costato quanto il dover scrivere questa lettera a Giovanni Gentile. Bene, la faccio spedire immediatamente. No, aspetti. Questa lettera non è un fatto personale, è un atto politico. Deve essere pubblica. La manderemo al Giornale d'Italia. Hai letto la lettera di Severi? Ho letto. È una lettera ignobile. Capisco le ragioni politiche, ma pubblicarla, svisando quello che gli avevo scritto, per mettermi in una luce falsa. Lui che dopo il mio discorso in Campidoglio del 24 giugno è venuto qui, in casa nostra. Appena un mese e mezzo fa quel discorso gli pareva degno di un italiano. E ora... No, è un opportunista come ce ne sono tanti. Sono tutti illudi. Io avrei tradito i giovani, la scienza, la verità. Senti come gli ho risposto. Così concludo. Comunque la storia giudicherà. Io per il bene del paese facevo e faccio sicuro assegnamento sull'augusta parola del re che il 25 luglio comandò a tutti gli italiani di non recriminare sul passato e che oggi che la patria è in pericolo ci impone il dovere di stringerci tutti con militare disciplina intorno al suo governo. Ora perciò non polemizzo e vi presento le mie dimissioni da direttore della Regia Scuola Normale Superiore di Pisa e da tutti gli altri incarichi che ho da codesto ministero. Pensi di mandarla ai giornali? No, non mi sembra opportuno ora col nemico in casa, ma fanne fare 5 o 6 copie che farò avere a qualche amico. Soltanto un paio di mesi fa venivano tutti qui ad ossequiarmi, quasi tutti. Anche Severi? Sì, anche Severi. Era proprio uno di questi. La guerra intanto devasta l'Italia. L'8 settembre è annunciato l'armistizio. Di lì a poco Mussolini, liberato dai tedeschi, ricostituisce un governo a Salò, subito definito repubblichino. Giovanni Gentile, isolato, frastornato, si è ritirato a Firenze, nella villa Montalto al Salviatino, messa lì a disposizione da un amico. Vorrebbe occuparsi soltanto di libri e di studi e rimanere in disparte, ma un giornale milanese, Il Fascio, lo attacca pesantemente accusandolo di opportunismo. Gentile protesta e il ministro Biggini lo va a trovare. Capisco il vostro desiderio di starvene qui a badare ai vostri studi e alla vostra famiglia. E lo rispetto, professore. Vi prego soltanto di far cessare gli attacchi che mi sono stati rivolti. L'ostilità di certi camerati contro la mia persona assume il significato di una vecchia ostilità faziosa contro la cultura.
Basta, basta. Lo sapete, io non sono un vigliacco. Sono un filosofo che crede nella forza del pensiero. In mezzo al crollo di tanti valori c'è una battaglia dello spirito che io intendo combattere. Vi chiedo solo una cosa. Mussolini è molto addolorato per gli attacchi che vi sono stati rivolti. In questo momento Mussolini ha molto bisogno di un amico come voi. Non posso rifiutarmi di andare a trovare un amico. E gli dirò quello che penso, francamente. L'incontro fra Mussolini e Gentile avvenne sul Garda, nella villa di Salò, dove si era rifugiato Mussolini. È stato un colloquio di circa 2 ore, a 4 occhi. Mi sono commosso, sinceramente. Mussolini è molto invecchiato, stanco. Mi ha detto della sua sofferenza morale durante la prigionia e del suo dramma personale con Ciano. Avete parlato della situazione politica? No. È stato un incontro fra amici. Ma gli ho esposto il mio pensiero, questo sì, fino in fondo. Ne ho fatto molte osservazioni e Mussolini mi ha ascoltato con molta attenzione. Credo che quello che gli ho detto sia servito. Credi davvero che quello che gli hai detto possa servire a qualche cosa? Ma non ti rendi conto di quello che sta succedendo nel mondo? Ma, dai miei consigli a Mussolini mi pare che si cominci a vedere qualche effetto. Eh? Sì, io credo di aver fatto del bene all'Italia. Cosa vuoi che possa contare l'opinione di uno studioso? Mussolini stesso conta così poco. Non ha più neppure fatto sentire la sua voce. Ma la voce di Mussolini non è spenta, perché la voce della patria, la patria è immortale. È stato Mussolini che ti ha chiesto di accettare la nomina di presidente dell'Accademia d'Italia? Mussolini non mi ha chiesto niente. È stato il ministro Biggini. Non potevo non accettarla. Sarebbe stata una grande vigliaccheria. Diciamo, la dissoluzione di tutta la mia vita. E poi io desidero che si vinca, che l'Italia risorga col suo onore, che la Sicilia sia la mia morte, la Sicilia italianissima, dove sono nato, dove sono sepolti i miei genitori. No, ma non potevo tirarmi indietro, no, almeno questo. Io non sono della razza dei prudenti. Lo so. Oggi tutti si chiedono chi vincerà. Che ne sarà domani della nostra Italia? E queste domande angosciose che ci sorgono dentro ad ogni istante, c'è sempre una risposta ottimistica e una pessimistica. Bisogna essere realisti, sì, ma il realismo deve mettere anche noi nel conto. Noi, pronti ad assolvere il nostro dovere, al nostro posto. C'è un onore di cui i popoli hanno bisogno, non meno degli individui. E i prudenti, questi che oggi si chiamano attendisti, hanno tutta l'aria di saperci rinunciare. No, la realtà è diversa. E credo che tu sia il solo a non rendertene conto e a parlare così. Hai letto l'articolo di Gentile sul Corriere della Sera? Dice sempre le stesse cose, il solito appello alla concordia in nome della patria. La retorica di uno che ha completamente perso il senso della realtà. Sì, ma discorsi come i suoi sono pericolosi. Certa demagogia patriottarda può ancora fare breccia. La gente sa benissimo che i fascisti oggi sono i servi dei tedeschi. Con la patria il fascismo non c'entra più, anzi. Non sottovalutarlo, molti giovani ci possono cascare. Vedi, chi scrive queste cose oggi si assume una grossa responsabilità. E non solo morale. Certo, bisogna rispondergli, su questo sono d'accordo. Noi stiamo combattendo una dura guerra civile. Non è una discussione accademica questa. Ne parleremo domani sera. L'Italia, senatore Gentile, non si disfece improvvisamente nell'obbrobrio, come voi dite, dell'8 settembre. Allora si perfezionò soltanto il processo di disfacimento prodotto dal fascismo. Restano per fortuna dell'Italia i ribelli, eccellenza Gentile. Quelli che voi chiamate i sobillatori, i traditori venduti o in buona fede. Mi sembra un buon articolo, sai chi l'ha scritto? Credo Concetto Marchese. Sì, fammi continuare. In buona fede, signor senatore, perché essi non ricavano altra mercede che la fuga o la prigione o la morte. I denari di Giuda sono dalla vostra parte, e si chiamano taglia, premi di delazione, premi di esecuzione. Quanti oggi invitano la concordia, invitano una tregua che dia temporaneamente fiato all'assassino. Sono complici dunque degli assassini nazisti e fascisti. La spada non va riposta, va spezzata. Bene, riproduciamolo sul nostro giornale se volete.
Propongo però di aggiungere una cosa alla fine. Per i manutengoli del tedesco invasore e dei suoi scherani fascisti, senatore Gentile, la giustizia del popolo ha emesso la sentenza. Morte. Amato Duce. Le efferatezze, le torture compiute dalla polizia fascista capeggiata dal centurione Carità, giungono fino a Gentile, turbandolo profondamente. Avvocato Ricci, sono il senatore Gentile. Vorrei parlarvi. Ho saputo che un giovane studioso, Aldo Braibanti, è stato torturato, seviziato dalla polizia. È una voce dolente e terribile, eccellenza, quella che viene dalle carceri, da tutto il paese. Lei, dall'alto del suo prestigio, della sua autorità, perché non fa sentire apertamente l'orrore e il disgusto che simili metodi suscitano nella sua coscienza, nella coscienza degli italiani onesti? E chi vi dice che io non l'abbia già fatto? Vi prego di credere che io in più di un'occasione sono intervenuto con premura e con coraggio. E adesso l'ho fatta chiamare perché lei non è soltanto un avvocato, ma è il socio del federale di Firenze. Ebbene gli dica che la persecuzione poliziesca è uno sconcio senza pari. E nessuno può approvarne i metodi stolidi e brutali. Non si può torturare un uomo solo perché professa un'idea diversa. Non si possono uccidere e torturare le idee. Questa è una lettera che ho scritto a Mussolini per denunciargli i metodi della polizia politica. Così non si ricostruisce l'Italia. Gli ho detto che questi metodi devono cessare subito. E se questo non avverrà, io manderò a farci fottere lui e il fascismo. C'è una contraddizione che si agita nell'animo di Gentile fra il suo mito di un capo ideale e infallibile a cui non sa rinunciare e i riscontri quotidiani di una realtà feroce. Questa contraddizione si manifesta col discorso pronunciato a Palazzo Serristori a Firenze il 19 marzo 1944 per il bicentenario della nascita di Giovan Battista Vico. La voce di Mussolini, che si era creduto o fatto credere scomparso per sempre con la Grande Italia, a un tratto per miracolo si è riudita. E questa voce restituiva un capo alla moltitudine dispersa e la chiamava alla riscossa, alla vita, alla coscienza di sé. La resurrezione di Mussolini era necessaria, come ogni evento che rientra nella logica della storia. Logico l'intervento della Germania che i traditori avevano disconosciuto. Così l'Italia fu subito ritrovata attraverso Mussolini e aiutata a rialzarsi dal condottiero della grande Germania, che questa Italia aspetta al suo fianco, dove essa ha il suo posto per il suo onore e per il suo destino, accomunata nella battaglia formidabile per la salvezza dell'Europa e della civiltà occidentale. Non ci regge più il cuore a cercare in quell'ombra vagolante tra le imprecazioni del popolo tradito e i sorrisi ironici e i disdegni altezzosi dello straniero, il nostro re, che fu già in cima ai nostri pensieri. Con Mussolini è risorta l'Italia di Vittorio Veneto! Vi sono accademici di una spettrale accademia che si radunano a Firenze col pretesto della commemorazione di Vico per permettere all'ex senatore, all'ex eccellenza Giovanni Gentile di biadire per farsi meglio perdonare le sue lettere della fine luglio alla catastrofe del fascismo. Ed ecco l'ex filosofo Gentile venirci a dire che quel giorno, quando si rivelò la bugiarda leggenda della libertà, non esisteva l'Italia, e quindi, notate la logica del trapasso, quindi senza l'Italia non poteva esserci più l'Accademia. Quel colonnello Stevens è solo un volgare propagandista. Un linguaggio non sappiamo se più vergognoso, no. Stolido. E allora davvero non si può ridere delle parole dell'arlecchino filosofo trappeggiato di croci uncinate che si chiama Giovanni Gentile. Davanti a questo martirio della patria, no, non è tempo per esercizi pseudo-dialettici della pseudo-filosofia gentiliana. Anche la commemorazione del secondo centenario di Giambattista Vico acquista sapore di bestemmia.
Queste sono le notizie di oggi dall'Italia. Tu lo sai come la penso io. Bisogna dare un esempio. Queste due o tre arlecchine del fascismo cominciano veramente a rompere. Non vedo proprio perché prendersela con qualche intellettuale che abbaia alla luna. Ma davvero vuoi ammazzarli soltanto per le sciocchezze che dicono e che nessuno ascolta? No, non mi convince, non mi piace. È giusto sparare contro chi spara, contro chi tortura, chi uccide. Anche le parole possono uccidere in certi momenti. Marx predicava la rivoluzione, il seppellimento della borghesia. E la borghesia stessa l'ha lasciato parlare. Siamo in guerra qui. Anche fra borghesia e proletariato c'è guerra, o no? La guerra delle idee si combatte con le idee. Qual era la sua posizione contraria, pericolosa, per gli antifascisti e la resistenza era stato già indicato nel nord. Si sa anche dell'articolo di Banfi e di Marchesi, poi con quella coda che si dice delle cause e così via, quindi dove diceva la storia ha già emesso la sua condanna a morte. Se vogliamo era una indicazione perché mai sono state usate parole di questo genere. Ma sono i fatti immediatamente precedenti alla decisione dell'eliminazione di Gentile. In due parole ricordo l'inasprimento di tutti i rastrellamenti che venivano fatti nel nord, gli eccidi che commettevano i tedeschi. Nel febbraio nella montagna, nel Casentino, c'era stato l'intervento della divisione Gheri che aveva annientato gruppi interi di giovani sbandati, disarmati, che ancora non avevano armi, che furono trucidati loro e le famiglie che li avevano assistiti. Poi l'episodio, ecco, grave, dopo il 19 marzo, come sapete, Gentile parla per la inaugurazione dell'Anacademia. Parla ed esalta la rinascita dell'Italia che si incarna nella figura del Duce e così via, e che insiste ad essere il nostro posto a fianco dell'alleato tedesco. Dopo questa perorazione, quindi, che mette al bando, che indica come elementi pericolosi i combattenti antifascisti, il 23 marzo vengono fucilati quei cinque ragazzi. Una cosa veramente raccapricciante. Il 22 marzo a Firenze un tribunale militare straordinario condanna alla fucilazione cinque giovani renitenti alla leva. Reparti militari vennero costretti ad assistere all'esecuzione. Racconta uno di questi soldati. Improvvisamente alla nostra sinistra apparve il furgone di polizia. Agli sportelli erano attaccati dei militi della GNR, col mitra a tracolla. Da dentro venivano delle urla che avevano poco di umano, e fra le urla delle grida, mamma, mamma, un fremito di orrore e di ribellione corse fra la truppa. Da ogni parte si levavano delle voci di rivolta. Gli ufficiali non riuscivano a far tacere i soldati. Le file si erano rotte, chi gridava, chi piangeva. Quiti cominciò a tremare, voleva alzarsi e scappare. Anche Radio e Corona ebbero un momento di terribile esasperazione. Io feci un balzo indietro e avvenne la scarica del plotone. Il Santoni, il Raddi e il Tarchetti morirono subito. Non così il Quiti, che era ancora vivo. Legato alla sedia si dimenava gridando «Mamma, mamma!». Allora si avvicinò al comandante e gli scaricò in faccia. A un metro di distanza. Sei colpi di rivoltello. Ma il disgraziato non era ancora morto. Continuava a chiamare «Mamma, mamma!». Fu il maggiore Carità, il famigerato comandante dell'SS, che intervenne e gli diede il colpo di grazia. Subito dopo il delitto, le cinque bare furono avvicinate al luogo di esecuzione e le salme furono composte. Se non che qualcuno si accorse che uno dei fucilati non era ancora morto, fu necessario tirarlo fuori di nuovo, sparargli un altro colpo nella testa e poi ricollocarlo nella bara. In quel clima fu visto che Gentile era da quella parte. C'era una lotta per conquistare spazi nell'opinione pubblica. Le forze della resistenza avevano poche armi, non avevano mezzi di informazione. I tedeschi e i fascisti avevano molti strumenti. Gentile era uno strumento. Forse ritenevamo il più pericoloso per la possibilità che aveva di plagiare la scuola, gli intellettuali, l'opinione pubblica e così via. Questo fu Gentile, ecco.
Sono stato dal capo della provincia anche questa mattina per sollecitarlo a far liberare alcuni sospetti di idee politiche ostili. Gli ho detto che andrò da Mussolini e gli dirò quello che sta succedendo qui. Non credo che Mussolini approvi. Naturalmente gli ho parlato anche di Brunetto Fanelli. Che sia stato arrestato durante un rastrellamento dei tedeschi insieme ai suoi contadini, si può capire, se non scusare. Ma che ancora non si sappia dove è andato a finire è una cosa inconcepibile, intollerabile. Gli ho detto che Fanelli non è solo un mio collaboratore alla Sansoni, ma è un mio amico e sono pronto a garantire io, personalmente, per lui. Bruno Fanelli è stato ritrovato, papà. Non c'è più bisogno di cercarlo. Morto. L'hanno ammazzato con i suoi contadini. È stata una strage. Per quanto si dica, si sia mormorato, fatto cenno ad interventi di mediazione di Gentile contro gli eccidi, contro i soprusi, gli stupri che commettevano i fascisti, però tutto questo non è accertato e comunque è detto in privato, mentre Gentile parlava sempre contro la resistenza, contro i partigiani, contro i banditi, in pubblico, ecco. Quindi ufficialmente per l'opinione pubblica c'era il Gentile dalla parte dei fascisti e quindi non nuceva ai fascisti, ma era uno strumento dei fascisti. Allora è deciso, il professor Gentile. Obiezioni? Siamo dei militari, eseguiamo degli ordini. Scusi, lei è il professor Giovanni Gentile? Sì, che cosa vuole? Le sente le grida delle vostre vittime? Io non uccido l'uomo, ma l'idea! A un certo punto si sparse la voce che ad uccidere il senatore Gentile fossero stati gli stessi fascisti. Anche un vecchio amico di famiglia non perse tempo a voler accreditare, quello stesso pomeriggio, la voce che autori del fatto fossero i fascisti fiorentini. La voce voleva trovare fondamento nel proposito di mio padre, noto ad alcuni, di volersi recare di nuovo presso Mussolini, cogliendo l'occasione per parlare della situazione italiana e per raccomandargli di intervenire per rompere il tragico seguito di rappresaglie e di attentati con una più calda e più decisa pacificazione degli animi. La voce trovò credito dentro e fuori e forse ne avrebbe ancora se l'intervento del Partito Comunista non fosse venuto a sfatare quella leggenda. C'era questa voce che circolava soprattutto dal popolo minuto, è vero? Questo popolo minuto diceva, sapeva, aveva sentito qualche cosa di questo Fanelli che era stato trovato cadavere e si era sparsa proprio la voce che Gentile sarebbe andato a Mussolini a protestare per questa cosa e molta gente esprimeva l'opinione che siccome Gentile era moderato, Gentile era un uomo tranquillo, un pacificatore, voleva l'unità nazionale, eccetera, eccetera, questi fascisti estremisti a Firenze, di cui Manganiello, prefetto, era proprio il capo, poi c'era Pavolini che era fiorentino, eccetera, eccetera, e hanno pensato e si sparse la voce che sarebbero stati gli stessi fascisti a uccidere o a far uccidere il Giovanni Gentile. Un altro dei motivi che fece molto discutere è che nessuna rappresaglia seguì alla morte di Gentile, mentre pochi giorni dopo, per il ferimento di un comandante della Guardia Nazionale Repubblicana, furono immediatamente giustiziati 3 antifascisti. Sì, quella sera stessa, per desiderio di mia madre, mi recai dal capo della provincia esprimendogli la calda e ferma preghiera di mia madre che il proposito di rappresaglie, se effettivamente esisteva, venisse abbandonato e anzi gli arrestati rilasciati. Da parte del governo e delle autorità fiorentine si doveva alla morte di mio padre questo gesto di rispetto delle sue convinzioni e del suo costante atteggiamento. Lei invece mostra di dare credito a un'altra ipotesi, che cioè la morte di suo padre sia stata voluta dal comando militare alleato. È vero? Cosa può dirci in proposito? Il discorso del colonnello Stevens a Radio Londra era un chiaro invito alla violenza e alla eliminazione, cui seguì la condanna del Partito Comunista. Notizie attendibili pervenuteci dopo l'arrivo delle truppe alleate in Firenze accennarono a distruzioni esplicite di collegamento italiano
presso l'ufficio informazioni delle truppe inglesi che operavano in Italia ai centri di resistenza partigiana in Toscana. Personalmente io ho sempre avuto l'impressione che, sì, che quelle segnalazioni avessero un fondamento di verità. Lo storico Sergio Bertelli ricostruisce un'attendibile versione di come si sia giunti alla decisione di uccidere Giovanni Gentile. Bisogna dare una lezione. Bisogna fucilare uno di questi intellettuali fascisti che continuano ad avvelenare la coscienza di tanti giovani. Che ne dici? Per esempio, potremmo far fuori Soffici. Soffici? Ah, sei matto? Quell'letterato stupido. Figurati se vale la pena di rischiare quattro uomini per far fuori Soffici. Ma non è possibile. Hai ragione. Soffici ha scritto un articolo sul Corriere che una tale bischerata dimostra che è completamente rincoglionito ormai. Che ne dite invece di Gentile? No, io non sono d'accordo. Non mi pare proprio il caso. Badate che avremo contro tutti gli altri del CLN. E fare questo soltanto come partito comunista mi sembra assolutamente impolitico. È un'azione di guerra e Gentile è un nemico. E noi abbiamo il dovere di colpire il nemico, di indebolirlo anche nei suoi cervelli. Io continuo ad avere delle perplessità. Vorrei consultare i membri degli altri partiti. No, questa è una cosa che la si fa da noi o non si fa. Nel Partito d'Azione sono tutti gentiliani. Se glielo chiedessimo, si rivolterebbero contro di noi e saremmo sconfessati. Questo mi conferma che è un errore. Tenete conto che c'è tutto il gruppo di Ugo Spirito, che è molto vicino a noi e che non gli farebbe certo un bell'effetto. Vabbè, allora mettiamo ai voti. Secondo questa testimonianza, la decisione di uccidere Gentile fu presa con 3 voti contro 1. Non esito ad ammettere che qualche volta i comunisti, su tanti fatti, specialmente quando si trattava di interventi militari o che fossero in montagna o in città e così via, e anche in materia di scioperi, qualche volta hanno forzato la mano, no? E io dico che se non si fosse forzata un po' la mano, forse chissà quando avremmo avuto la insurrezione nazionale, naturalmente. La notizia di Gentile, dell'uccisione di Gentile, provocò una situazione abbastanza drammatica e abbastanza tesa. Noi ci trovammo come comitato esecutivo del Partito d'Azione, era presente Ragghianti, Codignola ed io, erano assenti alcuni altri, tra cui Furno. E devo dire che Codignola era particolarmente teso anche per una ragione molto semplice. L'uccisione di Gentile, prima di tutto, fu una cosa improvvisa e imprevista. In secondo luogo, furono immediatamente, come rappresaglia o inizio di rappresaglia, arrestati a Firenze 3 professori universitari, anzi furono cercati di arrestare anche altri. E chi erano? Erano Ranuccio Bianchi Bandinelli, Renato Biasotti, il geografo notissimo, e Francesco Calasso, che tra l'altro era il cognato di Codignola. Questo fu uno, certo, delle ragioni della tensione che viene, ma ci fu anche un'altra ragione, cioè il giudizio che si poteva dare su questo tipo di reazione e di uccisione del Gentile. Pippo è Tristano Codignola, arrivò con un suo articolo, un pezzo che aveva scritto per La Libertà, il nostro giornale clandestino, e che fu poi pubblicato sul Giornale del 30 aprile. È un articolo che mi pare uno dei migliori di Codignola, che risponde in pieno al suo rigore morale, nello stesso tempo spiega molto bene le ragioni. Evidentemente si può anche non condividere queste ragioni. Cosa dice Codignola per spiegare a fondo la sua posizione? Ci sembrava legittimo che gli fosse chiamato un giorno a rendere conto davanti a un tribunale straordinario del popolo delle sue gravi colpe di lesa patria e di lesa coscienza, poiché a nessuno è lecito, e tantomeno a un alto intelletto, tradire il proprio paese e corrompere le anime dei cittadini. Ma la sua uccisione non solo ha generato una reazione penosa e negativa in vasti ambienti antifascisti, ma ha vanificato l'efficacia di ammaestramento etico che sarebbe derivata dalla pronuncia di una condanna da parte di un tribunale nazionale. Poi la conclusione.
Mentre migliaia di giovani lottano e muoiono per la libertà, i risorti partiti cementano nel sangue il loro diritto a guidare il paese, Gentile non poteva sfuggire alle sue responsabilità ed alle sue colpe, ma nella profonda tristezza che ci ispira la visione di tanti sacrifici cruenti, ci è particolarmente penoso il pensiero che la sua morte, anziché monito di giustizia e lavacro di purificazione, si riduca a nuovo episodio di sangue incapace di ammaestramento. Questa è la posizione etica di Codignola, che con alcune varianti in sostanza fu sentita un po' da tutti, cioè da quelli che erano presenti, da Raghianti come altri. Io ero allora d'accordo con Tristano Codignola e lo sono tuttora. Non mi sembrava che fosse il caso di uccidere Gentile così come un animale qualsiasi, come un fascista violento, come si avrebbe dovuto uccidere invece Mario Carità. Ero e sono tuttora d'accordo con Tristano Codignola quando diceva che questo non si doveva fare, che Gentile meritava un tribunale di intellettuali che avessero condannato come intellettuale Giovanni Gentile. Non parlo di una pena di morte che in tempo di pace non si dovrebbe applicare, ma certo meritava un altro atteggiamento, un altro comportamento nei suoi confronti. Questo è il punto, diciamo, morale e politico. Perché deve essere colpito, può essere colpito uno sciagurato, un disgraziato di Milite, un muratore disoccupato, un contadino che è andato a finire sciaguratamente fra le brigate, fra gli uomini di Carità, e deve essere invece risparmiato il filosofo, cioè l'uomo cosciente, l'uomo consapevole, l'uomo di scienza, l'uomo che aveva tutta una vita di esperienza. E questo è ciò che neanche oggi mi sembra si possa accettare. Immediatamente dopo l'uccisione di Gentile, i comunisti diffusero un manifestino a firma Comitato Liberazione Nazionale, nel quale la responsabilità dell'attentato era rivendicato dall'intero movimento di resistenza antifascista. Se non ci fosse stato questo manifestino così, noi non avremmo magari discusso in Comitato di Liberazione Nazionale la cosa espressa, ma non avremmo chiesto che pubblicamente si prendesse una posizione di Comitato di Liberazione Nazionale. Tu il rappresentante? Io ero il rappresentante del Partito d'Azione del Comitato di Liberazione Nazionale. Tuttavia questa nota fu scritta da Codignola, quindi Codignola preparò questo e io lo presentai. È stato diffuso a Firenze un manifesto a firma del Comitato di Liberazione Nazionale, intitolato Il caso Gentile. Noi diciamo che tale manifesto non è del Comitato di Liberazione Nazionale, la firma è apocrifa, si tratta di un falso e di un atto provocatorio. È stato compiuto un atto di giustizia popolare. Il Partito d'Azione sa benissimo quali sono le responsabilità di Gentile per aver appoggiato col suo nome e la sua persona il fascismo. E l'ancor maggiore responsabilità avuta dopo l'8 settembre. Ma allora perché protestate? Perché Giovanni Gentile non aveva commesso quei delitti per cui si debbano emettere delle condanne popolari. Gentile era per la pacificazione, dite voi, eh? Tranne che contro i vigliacchi, i sobillatori e i traditori, cioè i partigiani, i patrioti. Gentile voleva la eliminazione dei riottosi irriducibili. Eccolo, il vostro filosofo della Concordia. È scritto sul Corriere della Sera. È soltanto un articolo. Tutti sanno bene che tra i suoi allievi la maggioranza era contro di lui politicamente. Ve ne sono di tutti i partiti, vogliamo fare dei nomi? Questo dimostra che l'influenza culturale da lui esercitata non era contraria alla libertà. La brutale eliminazione di Giovanni Gentile ha creato nelle coscienze di noi tutti un disagio che deve essere analizzato senza settarismi e con spregiudicata serenità. Ma io, a me sembra chiaro, i patrioti fiorentini il 22 marzo giurarono di vendicare i loro 5 fratelli caduti a Campo di Marte sotto il piombo fascista. Alle promesse seguono i fatti. Ma siamo seri. La decisione è stata presa molto tempo prima, da 3-4 persone in tutto. Fuori e contro la volontà del CLN. È stata una decisione unilaterale, faziosa, che mette in pericolo l'unità delle forze che lottano per la libertà. Non può sfuggire a nessuno l'odiosità di un attentato contro una simile personalità. Sembra di sentire Croce. L'intellettuale, il filosofo,
è un intoccabile. Sta al di sopra delle parti, gode di un'immunità che ad altri non è concessa. E no, nessuno deve avere privilegi. Si sa benissimo che Gentile non era né una spia né un delatore. Ha tentato di aiutare quanti antifascisti ha potuto individualmente e di qualsiasi partito fossero. Amici, amici, per favore, il mondo è sconvolto dalla violenza, le città distrutte, i massacri, le fucilazioni, le impiccagioni sulle piazze dei paesi. Ma stiamo tenendo conto della realtà in cui viviamo? In questa violenza ci hanno trascinato nostro malgrado, non siamo stati noi che l'abbiamo voluta. In questa guerra ci hanno trascinati e ora dobbiamo vincerla. E Gentile era il simbolo di quello che ci ha trascinato alla guerra. Proprio perché siamo contro questa violenza, se usiamo le armi noi, le usiamo solo per legittima difesa. Non si spara mai contro le idee o contro i simboli. Chi viene ucciso è sempre un uomo. Patria di Cesare e Beccaria, io sono e resto contro la pena di morte. No, non mi rifiuto di combattere. Sono soltanto contro le esecuzioni sommarie. Che cosa chiediamo? Che tutti i partiti facciano conoscere qual è il loro atteggiamento rispetto all'atto in esame. Dichiarano se si ritengono responsabili della diffusione del manifesto. Pubblicano nella loro stampa una sconfessione di esso. Si impegnino per l'avvenire, questo è quello che credo era già stato stabilito in precedenza e per questo c'è stata una certa violazione. Si impegnino per l'avvenire a non usufruire della firma del CLN, cioè del Comitato di Liberazione Nazionale, senza esserne autorizzati, riconoscendo che la forza del CLN può derivargli soltanto dall'essere effettivamente il rappresentante di tutti i partiti e quindi il depositario di una volontà non individuale. Ai funerali di Gentile, scarso concorso di cittadinanza, forza di servizio 720 uomini, è scritto in un mattinale per Mussolini. Alla sua commemorazione intervennero soltanto 4 professori universitari e 3 accademici. I suoi amici non furono con lui più generosi dei nemici. Scrive un mese dopo Antonio Banfi, con un giudizio già pacato, storico. Così l'infelice, che dinanzi al trionfo del male tanto spesso ha vantato la provvidenzialità della storia, cade vittima della moralità della storia. Molti sono stati i filosofi uccisi nel corso della storia, da Socrate a Boezio a Giordano Bruno. Ma Gentile fu davvero ucciso per le sue idee? O non fu travolto piuttosto, come García Lorca in Campo Opposto, dalla bufera di una guerra civile, dura, che uccide anche i simboli?